Purtroppo sono tempi di rincari per le bollette, ve ne sarete sicuramente accorti, per luce e gas. C'è un'azienda che però amplia in questo momento la sua offerta. Sentiamo Gaetano D'Arienzo. Acqua, gas, rifiuti, tre voci di spesa sottoposte al giudizio dei cittadini delle province di Arezzo, Grosseto, Prato e Siena, la zona della Toscana in cui opera la Multiutility Estra, che ha commissionato all'Istituto Piepoli un'indagine sulla soddisfazione rispetto a suddetti servizi e i risultati sono stati mostrati in un appuntamento ad Arezzo. A fronte della qualità dell'acqua generalmente ritenuta soddisfacente, i livelli del servizio idrico, ad esempio, risultano inferiori rispetto all'indice nazionale. Comincia bene, nel senso che si comincia con il fatto che i cittadini, almeno delle quattro grandi province che abbiamo esplorato, dicono che sono ben serviti in linea di principio, cioè che l'offerta che loro ricevono da parte delle multi-utility, in particolare da Estra, sono ben fatti, cioè sono tali da produrre soddisfazione e anche raccomandazione. Il 65% degli intervistati oggetto del campione trova caro il servizio idrico, mentre il 90% degli intervistati si ritiene soddisfatto della qualità dell'acqua. Per la raccolta dei rifiuti i risultati dell'indagine sono in linea con il benchmark. Oltre alla fornitura del gas, Estra ha intenzione di giocare un ruolo anche per gli altri servizi citati. Noi come Estra ci poniamo questo obiettivo e ci proponiamo, dando la disponibilità ai nostri amministratori, che sono il nostro riferimento principale, di realizzare una vera e propria multi-utility territoriale, con governance pubblica capace di interloquire nel segno della prossimità con le istituzioni e coi cittadini.